Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Finalmente viene fuori quello che è il vero tema principale nel Movimento 5 Stelle. Alla fine quello che a tutti interessa è lo stipendio. E quindi però voi sapete che nel Movimento 5 Stelle c'è quel problemino enorme che è la clausola del secondo mandato, cioè i politici del Movimento 5 Stelle dopo due mandati, dopo due governi, che sono come politici, come parlamentari, come senatori, non possono più essere eletti. Questa è la regola. Ma questo vuol dire che alla fine della seconda legislatura, come adesso il 95% dei politici che sono in Parlamento e in Senato sono al secondo mandato, quindi vuol dire che quando finisce il governo sono disoccupati dalla politica, prima di tutto perché nessuno se li carica, nessun partito vuole un grillino. Seconda ragione è il fatto, è un altro, che sono disoccupati della politica, vanno a perdere i 13.000 euro netti al mese, mentre in tutti gli altri partiti sono tutti tranquillamente rieleggibili, loro no. L'unica possibilità che hanno è fondarsi un partito, che ovviamente, voi sapete che fondare i partiti non porta da nessuna parte, guardate Calenda, guardate Renzi, guardate tanti politici che sono spariti per voler fondare il loro partito. Bisogna avere un seguito enorme per fondare un partito. E così la clausola del secondo mandato è il principale problema dei grillini, che sono costretti a dire di sì a tutto quello che fa Zingaretti, a tutto quello che dice Zingaretti, perché se no, se dicono di no a Zingaretti, c'è il rischio di andare a casa prima del previsto. Però nessuno dice niente fino ad oggi. Nessuno diceva niente perché sapete che il movimento è vendicativo. Se tu dici qualcosa contro il movimento, ti buttano fuori, ti ghettizzano. E quindi per adesso tutti giravano intorno. Ah, il secondo mandato è giusto. Non dicevano, ma tutti, la prima cosa a cui pensano la mattina quando si svegliano è tutto questo potrebbe finire da un momento all'altro. Casaleggio è per il no, deve rimanere la regola del secondo mandato, mentre Grillo ha comunque accettato un altro mandato per la Raggi, quindi di fatto ha cancellato quella regola, però lì si parla di comuni e per i politici in Parlamento Grillo non ha detto niente. Casaleggio si è esposto, ha detto non si tocca e quindi vogliono mandar via Casaleggio perché lo vedono come fumo negli occhi. Quello e poi i 300 euro per la piattaforma Rousseau. Mentre Grillo non si è ancora sbilanciato, quindi nessuno dice niente ancora su Grillo, ma se Grillo dovesse esporsi pubblicamente dicendo la regola del secondo mandato non si tocca, allora anche lì diventerebbe un nemico numero uno come Casaleggio. E così, da fonti giornalistiche si scopre che a quanto pare ieri nel corso della riunione, in un agriturismo alle porte di Roma, tra il capo politico Rocco Crimi, detto Vito per gli amici, i capigruppi di Camera e Senato e la squadra di governo del Movimento 5 Stelle, è spuntato il tema del tetto dei due mandati, regola aurea del Movimento. I 5 Stelle hanno da sempre stabilito il vincolo massimo di due candidature, ma ieri nel corso della riunione qualcuno, più di un ministro al tavolo, ha sollevato la questione. Insomma, è sottolineando che c'è un'intera classe dirigente che verrebbe meno, cioè saremmo tutti licenziati. Se si tenesse fede alla regola cara a Gianroberto Casaleggio e ora a suo figlio Davide, e anche questo, il ragionamento, è una questione che va posta agli Stati Generali. Quindi, che cosa dicono i grillini nell'agriturismo? Agli Stati Generali bisogna portare la questione del secondo mandato. Agli Stati Generali chi partecipano? Tutti i politici alla Camera e al Senato. E quindi tutti questi politici che tra poco perderanno il lavoro per sempre e sempre e sempre, quando
Quei 13.000 euro netti al mese non glieli darà mai più nessuno in Italia. Ovviamente, che cosa volete che, se dovessero decidere per alzata di mano, cosa credete che vincerà? Ovviamente di cancellare quella stupida regola, ma anch'io stesso, che non sono un grillino, vi dico che è una sciocchezza. Quella del lavoro a termine con la spada di Damocle, tu sarai licenziato dopo due mandati, qual è la reazione negativa, la controindicazione a questa stupidaggine? Quella che i politici cercano di rimanere attaccati il più possibile al lavoro. Ma questo che sia il primo mandato o il secondo, perché più allunghi il brodo e più puoi prendere questo stipendio. Ricordiamoci che, non so se molti lo sanno, dopo 5 anni di lavoro in politica, in Parlamento e in Senato, c'è diritto alla pensione. Dopo 5 anni, dopo una legislatura per intera fatta, che può essere la somma di due, tre, quello che volete, si ha diritto alla pensione. Tutti i politici che voi conoscete, Zingaretti, Meloni, Salvini, Di Maio, Bersani, non lo so, tutti Franceschini, Orlando, tutti quelli che vi vengono in mente, tutti hanno diritto alla pensione. Se oggi smettessero di fare i politici, sarebbero dei pensionati. A qualunque età essi abbiano. E così, oltre allo scivoloso ruolo di Davide Casaleggio, che in molti vorrebbero fuori dal movimento, e nelle vesti di semplice fornitore esterno di servizi, un po' per intenderci come quello che fornisce le penne a un'azienda o la carta igienica, concetto poi ribadito durante l'appuntamento di ieri, qualcuno si è soffermato anche sul ruolo di Beppe Grillo, che finora ha preferito tenersi fuori dalle dispute interne. Dice: massimo rispetto negli interventi, ma il garante e fondatore, ma qualcuno nel corso dell'incontro ha invitato gli altri a ragionare sul fatto che se Grillo decidesse di mettere fine al Movimento 5 Stelle, basterebbe probabilmente un suo tweet a decretare la fine. Ma anche questa è una sciocchezza. Grillo dice il movimento è finito. E chi se ne frega? Il movimento siete voi, che siete in politica. Lui è il proprietario del marchio. E chi se ne frega? Fate un altro marchio e continuate senza di lui, che forse è la cosa migliore, piuttosto che l'elevato che vende per ridere le pietre pomici su eBay, che ho scritto smerigliatevi il cervello. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche nell'altro canale Teleitalia Seconda Rete, che invito ad iscrivervi anche in quello, e poi vi invito ad iscrivervi anche nella pagina di Facebook Teleitalia. Grazie e buon proseguimento di giornata, arrivederci a tutti quanti.